Io credo che i ragazzi cerchino sempre di fare il massimo, poi ci sono anche gli avversari, alle volte non ci si riesce, però credo che il cammino fin qui fatto da questi ragazzi sia un cammino strepitoso, perché se qualcuno avesse detto prima del campionato che a due partite, una partita dalla fine del girone d'andata avevamo 38 punti, credo che tutti quanti avremmo firmato. È chiaro che c'è una squadra che è il Catanzaro che sta facendo un percorso strepitoso e quindi facciamo i complimenti a loro, però non ci arrendiamo. Ma io tutto sommato lo valuto positivo perché sono straconvinto che se a Salò ci fossimo presentati con la squadra al completo e con il centrocampo al completo, difficilmente saremmo usciti fuori dalla competizione dei playoff, nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto nel campionato precedente. E questo campionato è ripartito molto bene, fin qui sta andando molto bene, quindi sicuramente positivo il bilancio. Ma io non è che ero stanco, sono stanco, perché ma non stanco del Pescara, perché purtroppo sono sempre oramai da tanti anni una persona sola qui a tirare la carretta. Però è chiaro che poi quando ci sono, ma non solo i risultati, quando c'è un gruppo, un'armonia, un ambiente bello, è chiaro che ti riappassioni. Io quest'anno credo che ho saltato una trasferta perché avevo problemi di lavoro, ma le ho seguite tutte, così come seguo le partite in casa, quindi sono vicino alla squadra sempre, per cui sicuramente l'entusiasmo è quello di sempre. E io mi auguro di stare insieme a qualcuno, perché sicuramente portare avanti una situazione del genere da soli non è semplice, lo sappiamo tutti. Veniamo da un periodo che è stato nero per il calcio italiano, perché il Pescara, come tutte le altre, ha subito purtroppo il problema della pandemia, però noi nonostante tutti siamo stati bravi, abbiamo fatto le formichine prima, quindi abbiamo avuto modo di reggere botta nonostante non abbiamo alle spalle grossi industriali. Questa sera qui mi è data l'occasione di ringraziare veramente tutti i partner che sono amici del Pescara, che sono magari aziende che forse in tanti manco conoscono, però fanno dei sacrifici per il Pescara, vogliono bene al Pescara. Quello che mi augurerei è che questa città, nei suoi imprenditori più importanti, rispondesse in maniera diversa alle sollecitazioni di una squadra che rappresenta la città, perché poi non ci dimentichiamo che Pescara non si chiama Sebastiani, si chiama Pescara.